Come mangiare? Dunque, questa invece è una cosa che solitamente viene notata dai parlanti, ma non viene detta sempre. Oh, silenzio, per favore, un attimo. Dunque, come sapete, voi in italiano esistono solo due generi di nomi, i nomi maschili e i nomi femminili, ma il latino, così come la lingua greca, possedevano un terzo genere, che era quello neutro, riservato solitamente ad esseri inanimati, anche se questo non accade per alcuni sostantivi come lo schiavo, mancipium, che per esempio è neutro, ma perché per i latini era un oggetto, non aveva dignità, quindi era neutro per loro. Però in realtà la maggior parte sono degli esseri inanimati o sostantivi astratti. Però la desinenza plurale di questi sostantivi, i ragazzi del primo poi li faranno, è la che al plurale si è mantenuta anche nel siciliano. Se voi prendete dei sostantivi neutri, come per esempio ferrum, che in latino è neutro, al plurale in latino per dire i ferri si dice ferra. E in siciliano non diciamo i ferra. Non dice i fierre, cioè questo significa che si è mantenuto il genere neutro. O per esempio filum fili, che c'ha anche il maschile filus. Se prendete il plurale fila, noterete che anche in siciliano è rimasto neutro. I fila, ovum ovi, e brachium brachi, che significano l'uovo e il braccio, sia in siciliano che in italiano hanno mantenuto la desinenza neutra. Cioè in italiano si dice le uova e le braccia, cioè si vede che questi sostantivi hanno lasciato qualche traccia nell'italiano. Ma la stessa cosa vale anche per il siciliano, ova e brazza. Per quanto riguarda frenum freni, che significa bene del cavallo, e quindi poi freni come lo intendiamo noi, la stessa cosa. Lenzuoli, linteulum, da linteum, la stessa cosa. Noi diciamo il lenzuolo, ma diciamo il lenzuola, neutro, perché in latino lentiola e lentiola era plurale. Oh, iocus ioci, poi che è maschile, ma che al plurale c'è anche il neutro ioca. È la stessa cosa, ci sono dei sostantivi, l'avete fatto nella seconda declinazione, che cambiano genere dal singolare al plurale, tipo carbasus, che significa la vela, che diventa carbasa carbasorum, locus loci, che può fare loca loci, cioè i luoghi o i passi del libro, e c'è anche iocus, che i libri di grammatica non lo trattano mai, però al plurale può fare ioci o può fare ioca, come in siciliano, ioca, possiede anche il neutro. Ecco. Però in siciliano, tuttavia, questa desinenza neutra plurale in A è stata impropriamente adottata anche dai sostantivi che sono maschili o femminili, no, più che altro maschili, sono maschili, e quindi impropriamente hanno preso questa desinenza. Per esempio, una categoria è quella dei nomina gentis, che sono quei nomi che indicano colui che svolge un'azione. Se voi prendete per esempio il termine dottore, direttore, professore, al plurale in siciliano prendono la desinenza A. Dottura, direttura, professura e così via, i pitturi, muratura, ed è una desinenza impropria che tuttavia è stata estesa per analogia anche a dei sostantivi maschili, come potete vedere. O per esempio anche nomi che non sono nomina gentis, come colore, pelo, colura, pila, nerva, libra, pera, sono nell'espressione a pera, perché poi si dice i piedi, no? No, ho finito, ho finito.